La mostra Il confine più lungo offre due pannelli che illustrano le fasi conclusive del secondo conflitto mondiale nella Venezia Giulia. Queste immagini cercano di far capire cosa succede nella zona di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone dopo l'arrivo dell'esercito jugoslavo. Sono in pratica 40 giorni in cui la presenza jugoslava cerca di organizzare e amministrare la città di Trieste e di Gorizia prima di essere poi allontanata dopo un accordo con gli anglo-americani. In questo primo pannello degli 80 giorni si illustra un po' la situazione amministrativa della città, le manifestazioni che vengono, le difficoltà create nella gestione di Trieste soprattutto, ma anche di Gorizia, e si dà conto della scomparsa di diverse persone. Ovviamente quelli che vengono arrestati dagli jugoslavi in gran parte vengono deportati verso l'interno della Jugoslavia e sistemati in appositi campi di concentramento. Ci sono alcune immagini in cui si vede il corpo di una persona in questi campi, di Borovnica in pratica, che rappresenta quella che è la cifra delle deportazioni durante tutta la guerra, sia nei lager nazisti, sia nei campi di concentramento italiani, di internamento italiani, le immagini sono sempre quelle della denutrizione, quindi della mancanza di calorie e la difficoltà di sopravvivere. È il periodo in cui alcune persone finiscono immediatamente uccisi sul posto. Vuol dire in città o sul carso, scompaiono in alcuni casi gettati nelle voragini carsiche, e la maggioranza però riguarda le deportazioni che sono, come dire, nell'ordine del 10.000 persone arrestate e allontanate dalla città. Poi, man mano, nei mesi successivi, settimane, mesi successivi, in gran parte ritornano. Le immagini offrono alcune documentazioni sull'arrivo delle truppe jugoslave a Trieste, a Gorizia, a Monfalcone, offrono alcune immagini e alcune foto con l'arresto soprattutto di militari italiani lunghe colonne che si avviano verso la Jugoslavia, ma ancora riprese nel territorio della città di Trieste, sono due immagini. Poi immagini delle truppe jugoslave a Trieste e a Gorizia, alcune manifestazioni. Ricordo che tra le varie manifestazioni all'inizio di maggio c'è anche quella con cinque vittime a Trieste, che è stata l'unica, diciamo così, manifestazione filo-italiana che viene repressa immediatamente nel sangue in via Imbriani, dove c'è anche una lapide a ricordo. Il secondo pannello, che si intitola Uccisioni e deportazioni, è centrato sugli atti di violenza denunciati dagli italiani dopo l'occupazione jugoslava. Una cartina illustra le località in cui sono stati recuperati i corpi dalle voragini carsiche e il resto delle immagini che si possono vedere ci fanno in qualche modo capire che tra gli scomparsi non sono soltanto fascisti e militari italiani presenti che hanno collaborato fino al 1945 con gli occupanti tedeschi, ma tra le persone scomparse c'è un piccolo nucleo anche di resistenti italiani. Vengono ricordati due in particolare, due goriziani, Sverzutti e Olivo, che erano del Partito Socialista, se ricordo bene, e non hanno fatto ritorno dopo la deportazione in Jugoslavia. Le immagini conclusive riguardano la memoria assegnata, come dire, che prende spunto dai monumenti. In particolare viene rappresentato
il monumento della foiba di Basovizza, com'era fino qualche anno fa, fino al 2007, quando è stato rinnovato con un monumento, come dire, più attuale, più moderno. C'è anche un libro, Il Martiriologio delle genti adriatiche, prodotto e scritto negli anni 60 dal sindaco Bartoli di Trieste, che è l'unico, diciamo così, di quel tempo a riportare oltre 4.000 nomi di persone scomparse dal territorio di Trieste e di Gorizia.